Da domenica 11 giugno e per tutta la stagione estiva, nei giorni festivi sono attivi i nuovi collegamenti del Cerrano Line, che prevede 10 nuove corse Pescara-San Benedetto, confermate in tutte le località balneari della costa teramana. Montesilvano, Silvi, Pineto, Scerne, Roseto degli Abruzzi, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro. Nel complesso, l'offerta commerciale della tratta abruzzese prevede 50 treni regionali andata e ritorno nei giorni feriali e 36 treni regionali andata e ritorno nei giorni festivi. Dall'11 giugno abbiamo lanciato l'offerta Cerrano Line, che prevede l'incremento di 10 corse festive da Pescara a San Benedetto. In totale i collegamenti messi a disposizione dei clienti sono di 50 corse nei giorni feriali e 36 nei festivi. Con questi collegamenti è possibile raggiungere tutte le spiagge da Pescara a San Benedetto, inclusa Martinsicuro, che è la fermata di ultima attivazione lo scorso dicembre. Stiamo registrando anche un importante incremento di traffico proprio a conferma che la mobilità sostenibile, veloce ed economica che propone Trenitalia è gradita dal cliente. Vogliamo con questi servizi e con queste line dare un contributo anche alla domanda turistica, non solo degli abruzzesi ma di tutti i turisti che verranno a trascorrere le vacanze in Abruzzo e che con i nostri 154 treni al giorno che offrono 35.000 posti a sedere possono raggiungere le località più belle della costa, i borghi e le città d'arte della nostra regione. Sempre dall'11 giugno è partita la Trenitalia Summer Experience. Più treni per le mete turistiche estive, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave, aereo, promozioni ad hoc per famiglie e giovani, attenzione particolare a chi decide di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe. In totale sono oltre 10.000 i collegamenti al giorno in treno e circa 19.000 le corse in bus tra Italia ed Europa offerte dal polo passeggeri del gruppo FS per viaggiare all'insegna della sostenibilità abbinata a comfort e sicurezza. Il costo del trasporto bici in Abruzzo non c'è grazie a una convenzione con la regione che consente il trasporto gratuito su tutti i nostri treni entro i confini regionali. E il connubio treno-bici è anche a dimostrazione dell'attenzione che il gruppo Ferrovie dello Stato, in particolare il polo passeggeri di cui Trenitalia è capofila, riserva l'intermodalità. E molto presto anche sulla nostra app saranno incentivati ulteriormente le possibilità di acquisto integrate door to door con tutti i servizi offerti dal gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quindi sia treno, sia bus, sia parcheggi nelle città dove questi sono disponibili e sia di altre modalità di trasporto collegate al nostro servizio.